Pronto? 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 Pronto, con chi parlo? Pronto? Dovresti sapere con chi parli, abbiamo un problema. Problema, un problema. Un So, dammi problema. qualche indizio in più. È un problema che c'è qualche chilometro orario che sta correndo. Vieni a 340 1561 1284. Nord-est, Addio. Kappa Roger. Bene, bene, bene. Oh, bene, siamo in viaggio. Le coordinate al momento sono giuste. Come va il viaggio là dietro? Bene, dai, neanche Trattori male, tengono botta. Qua vedo che al dai. E anche se da fare un po' di gasolio, magari. al momento funziona tutto. Sì. E quindi siamo. Poco sporco dei pacchetti di patatine e roba, ma non ho altro, poco da Dopo buttare, dobbiamo roba. depulire tutto. Buona mostarina, oh, Qua non faccio niente. Chiro più di qualche spia rossa accesa non ha, quindi dovremmo essere ancora a posto. Sto seguendo le coordinate del GPS. Che disturbi qua. Trova magia. Oh, inizia a vedersi qualche casa, qualcosa finalmente, dopo migliaia di chilometri percorsi nel deserto del Sahara. Finalmente stiamo arrivando a vedere qualcosa. Mostrina, ma che fate il caffè dentro in macchina? Perché quasi. Siamo quasi arrivati. Oh, piano, battemi addosso, vado lento io. Va, va, mostrina, tanto che fare da fuori legge. Guarda, fortuna che ho i spicetti o pacisai, se no non vuoi neanche vedere cosa, così che si deve combinarla dentro. Fast and Furious Trattoria Edition. Guarda che posti, guarda campi, guarda roba, guarda alberi. Ho qua qualche casa. Oh, buongiorno signora, buongiorno. Senti che disturbi che è qua. Ah, il CB ormai è andato dopo migliaia di chilometri ed utilizzo intenso. Ormai le monti partio. Dai, buona mostrina. Monti siamo arrivati. Manca poco, manca 200.000 km. Ah, dai, dai, qua tra poco. Al primo pino, al primo abete rosso, bisogna girare a sinistra. Quindi all'occhio, che qua che è una foresta di abeti rossi. Aspettatemi. E l'immigrato sono seduto. Fase 46. Scusate, non è proprio via. Via, Ecco, via. proprio dal viaggio. Ma se il trattore una volta appena partì faceva i 60, come mai adesso fai i 47? Ah, non so, sarà leggermente finito, penso. Ma quant'è che siamo in viaggio? Da un bel po'. Tu vedi, abbiamo fatto 200.000 km. Direi che forse hanno un Guarda ciclometro per gente che sana, forse qua. per Guarda correre. gente. Ah, qua è tipo centro città allora. Ma tra poco bisogna girare a sinistra comunque, bisogna stare all'occhio. Rallentare. Senti gente che c'ha qua, Maria. Occhio, occhio che bisogna girare qua. Chi è mollato dria? I freni infiniti. Bisogna rifare i freni. Diamo che adesso bisogna girare. Mi è sudato. Di nuovo qua. Maria Vergine, ma se passa per... No, non so se questa è l'entrata, sbagliata. Ah, eccolo qua, ecco qua, qua, questo è il punto giusto. Costellina. Oh, lei è qua. Devo andare in bagno. Marco, 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 Marco. Fermo, 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 sei matto! Jimmy, Sei Jimmy, Jimmy! matto!
Aspetta che sia frizione con canda nose che incanta frizione forte. Vieni giù, sei fuori. Ops. Tu sei matto, vieni. Buongiorno. Sei matto a venire qua con questi mezzi, ti hanno seguito i poliziotti, sei fuori. No, testa. Non penso. Vieni, mettili via subito, vieni dietro a me. Ma via, aspetta che sgancio. Ci sono poliziotti dappertutto qua, via. Come funziona? Sono le telecamere. Via. Vieni qua, macchine, tutto, macchine, qualsiasi cosa che ha una targa, qua subito. Beh, qua gli attrezzi no, quindi puoi sganciare. Dove, no, dove? No, quelli sono contaminati, sei fuori testa. Ma come contaminati? È tutto pulito. Hai le cose tue, no, sei Orco, matto, questi sono controlli settimanali, sei fuori. Settimanali? Non mi metto a portare. Vieni qua, porta tutto qua sotto. Pian, che non capiamo tutto. Se mi hanno seguito, mi chiudono l'azienda qua, oh. Dove? Qua, vieni dietro a me. Sto dritto. Poi giri di qua. Vieni qua, sotto questi capannoni neri. Butta tutto qua prima che puoi, che qua non vede niente nessuno. Sono gli alberi che fanno da scuola. Mi potresti costare caro questa roba, eh? Addirittura. Caro mio, vai, se qua parte una denuncia, non ho neanche idea. Ah, stai qui qua che passi in mezzo alle colonne. Vai. Voi metteteli qua, sugliati i capannoni. Aspetta che è un problema di altezza qua. Vai, non c'è problema, no, guarda che bello. Insomma, mi pare mica che sia... Andiamo, dritto! È un problema di altezza. Vabbè, dai, lascia così, in qualche modo faremo. Aspetta, provo a tironare un po'. Basterebbe passare... Vedi, dritto, parcheggia bene, meglio che muoi, che non si veda fuori. Arco, si potrei rompere! Oh, là! Oh. Fermo, immobilizza tutto, spegnete tutti i motori. Figurato, perché c'è sotto il trattore il capannone? Dove aspetta, vai, il giro fare, voglio merci. Tutto sotto i capannoni, e poi chiudiamo i tempi, i teli, tutto. Oggi qui recupereremo un po' di spazio. Se qualcuno deve mettere un attrezzo, qua, guardate. Là, così più nascosto. Ah, qui c'è... esatto, quello è preso. Là, qui c'è ancora posto spazio. Vicino al rimorchio, no? Casi, aiuta un po' dentro il rimorchio qua. Ti arrangiano il parcheggio. Casi. Vieni qua che ti... Spingi dentro il rimorchio. Sì, adesso. Un secondo che buongiorno. Da una pacca fermo il rimorchio che nuovo. Che se no dall'alto qua, qui satelliti, guarda, sei giusto a fio. Mi hai fatto prendere paura, sai. Mi vede. Urta. Guarda che qua passa che l'elicottero a... Attacca, bloccaggio. Oh là. Oh, niente. Alza, massa peso. Alza, la darti colpi forti. Non c'è problema, c'è sotto, sotto il... Parcheggia qua da Drios. Oh là, bene, a posto, c'è sotto profilo adesso. Dai, che si schermai in piombo questi qua, vedi? Mi hai fatto prendere paura stavolta, sai. Come paura? Guarda che se qua mi... ci sono con l'elicottero, fanno di tutto qua. Ma pensavo fosse un posto tranquillo dove si potesse fare... Pensavo anch'io, una volta era tranquillo, ma poi Ioanni ha combinato il casino e sono venuti anche qua a rompere i maroni. E quindi non si può più utilizzare le nostre semenze, le nostre cose? Al momento no. Porco. Dobbiamo viaggiare tranquilli praticamente. Beh, comunque intanto ciao a tutti che avete fatto un bel viaggio lungo, mi sa. Sì, guarda, mi devo disgranchire un attimo le gambe. Allora vi spiego un po' la situazione. Qua siamo, beh, come avete capito penso dal viaggio, siamo nord Germania, Sì, molto nord, molto. Esatto. Qui penso avete visto, sono spropositati altro che quelli. Ho visto veramente qui in una zona veramente tante distese, bei treni. Vabbè, comunque niente, le particolarità qua sono che più insomma i prodotti che vengono prodotti col terreno, ecco, che usano tecnologie come GPS, sementi, certificati e tutto, più te le pagano, ok? Ah, ho capito. E non è come diciamo le altre parti che avevi, insomma, portavi tu i posti di vendita. E qua sono proprio i posti di vendita che ti chiamano, ti fanno un contratto per portare tot litri. Romualdo, devo fare una domanda. Dimmi. Dov'è il bagno? C'è la natura, fuori. Approfittane, corri. Oh, bene. A dopo. Mamma mia, spero che non fa un muccio de... Mamma mia, okay. Su qua...
No, che non vi sia alberi vicini, che non mi casca l'albero in testa. Ma mi sa che c'è da prendere una palla con un'altra perché... ci possiamo spostare perché mi pare che arriva un po' un odore acre. Andiamo in azienda, andiamo, venite, venite pure. Tipo da materiale chimico bruciato, roba così. Vabbè, comunque questa, come avete già capito, è un'azienda che era di Ioani e mia, poi è venuta a Mansion. Ah, quella che mi avevi detto. Sì, al momento, beh, adesso ti faccio vedere, ho pochi mezzi, pochi attrezzi, perché ho speso tutto quello che avevo per farla su, ecco. Ah, ho capito. Gli edifici erano già qua, vedi, c'è una stalla che una volta aveva roba dentro, adesso poi ovviamente è adesso vuota. È tutto vuoto, si può aprire. Sì, 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 apri, spingi. Che miseria, no, niente. Ah no, è chiusa la porta di qua, dobbiamo andare là. Fai far fatica per niente. Corri, corri, corri. Corri, oh, che ho fatto 250.000 chilometri, oh. Pove. Non so perché non si... niente, devo andare a prendere l'olio per le porte, perché va proprio... Il lucchetto, forse bisogna togliere il lucchetto. Insomma, quando... Esatto, vieni dentro a vedere, ecco. Ah, se questa quando spada, prenderò perché... l'ampollino per l'olio vabbè, bene, bene. Come stavo dicendo, sì, qua ti dicevo, non si può comprare le sementi come sempre, no? Bisogna che te le porti una ditta che qua c'è una ditta di camion di come non è più, cioè che ognuno fa quello che vuole, c'è cioè, cioè, proprio tutto, no, tutto no, regolato. No, qua bisogna comprare le sementi che siano certificate tutto qua e là, insomma. Maria Vergine. Però in compenso ci sono distese grandi, quindi si può stesso guadagnare bene. Beh, certo, certo, certo. Niente, allora per un primo periodo i mezzi là dovranno restare... No, almeno i mezzi là, lasciali là, intanto. Ma neanche il 1300, che è un trattore comune, quello lì non ha niente. Le targhe, se vi stanno inseguendo, vanno tu o gli altri, sai. Cambieremo le targhe e il numero di telaio. Ma ci vuole tempo per cambiare targhe, bisogna contato un po' di persone qua. Almeno per i primi tempi. Non ti preoccupare che... Finché non ha le targhe nuove, lasciamo là. Oh, forse ho un contatto per cambiare le targhe. Cosa che io? Io di campi ne ho. E due quanti? Due, tre? Ne ho due qua vicino alla farm, si può dire. Sì. E uno bello abbastanza. Due anzi, abbastanza grandi, un po' più distanti, ma insomma. Raggiungibili benissimo, insomma, un po' di strada, ma si può fare. Va bene, va bene. Poi per il resto così funziona qua. Ovviamente ogni punto vendita è gestito da una persona e poi bisogna fare un po' amicizia, perché io qua non devo ancora fare niente, ho solo comprato i mezzi, seminato un po' i campi e basta. Ah, questi qua di... Sì, questo è uno, sì, di miei. Tra poco è anche ora di trapiare. Vedo, colza. Vabbè, allora, comunque, è questa? Qua, cosa facciamo? Ci mettiamo in società? Cosa facciamo? Se non comporta, perché io così qua dovrei aspettare almeno oggi e lasciar trascorrere che non arrivi fuori qualcosa, pulizia che ci ha seguito, cose così. Adesso sono le 3 di pomeriggio, così andiamo a riposarci, che sono 7 giorni che guidiamo di fila e... Sì, là ho la casa e cioè, sì, dai, insomma, una domanda. Problemi hai? Che sei l'etro di saldatrice? Certo, c'è anche l'officina. Che sei anche saldatrice a filo? No, la saldatrice a filo è per le femminucce. Elettro, solo elettrodo. Lui qui. Va bene, ordineremo una puntatrice. Te vai su da Babbo Natale. E poi la miele con l'elettrodo. Te vai a Babbo Natale, scrive letterina. Caro Babbo Natale, vorrei una saldatrice a filo. Tanti scherzi tu. Qua io ho una casa, non è proprio tanta roba, è ristrutturata un po' vecchia. Tra poco sono ristrutturata un po' vecchia, cosa vuol dire? Bene. Praticamente dopo vi apro. Ah, va bene, va bene. Comunque sì, dai, c'è da starci. Al massimo l'immigrato c'è la stalla se vuole dormire. Sì, no, beh, mi pensavo che fosse già. Il garage, ecco, insomma. Ciao. Va bene. Dove sei andato? Sì, comunque qua non viene fuori casini, basta rispettare le regole ogni tanto viene un controllore della polizia a fare dei controlli
insomma, non è che sia cattivo, è solo che bisogna rispettare, insomma, le... esatto, se guarda, lo rispetti, comunque ti dico, non penso già abbiamo seguiti, perché abbiamo fatto praticamente quando siamo scappati gli abbiamo distrutto le macchine e quindi non hanno, penso non hanno potuto seguirci. Le cose che avevamo in azienda, dopo c'era Nico che ci ha venduto tutto e dopo si è messo in viaggio, solo che lui era in viaggio col suo Jeep elaborato 130 pulini e non so dove, o si è fermato a cambiare i rulli del variatore e quindi penso Mario arrivi tra un po'. Beh, se avevo 130 pulini con il variatore originale li ha cambiati anche 2 o 3 volte, mi sa. Sì, perché forse non aveva fatto in tempo a metterlo su, perché tra una cosa e l'altra non so se aveva o il variatore o la frizione ancora originale. Io ho detto metti su un multivarfly, ma non mi ha ascoltato ha lasciato l'originale. Sì, se è esploso non è colpa nostra. Vabbè, comunque o arriva lui o arriva il motorino, insomma, una delle due dovrebbe arrivare. Una ruota, insomma. Sì, per il resto non penso ci abbia seguiti, anche perché noi siamo sempre andati via sui 50-60 all'ora, perciò se veramente ci seguivano ci avrebbero beccati subito prima che ci nascondessimo qua, ecco. Vabbè, ascolta, per il momento stiamo tranquilli, poi insomma vedremo. Intanto siamo tranquilli e l'azienda è questa, va bene. Sì, comunque insomma terra, hai visto che ce n'è a manetta. Sì, ho visto c'è anche tanta gente in città, quindi c'è movimento, sì, gente che compra magari, quindi anche aprire un piccolo un po' di maiali, magari vendi sì, la ovvio, carne. Tutto il suo tempo, perché ti ho detto, appena ho ristrutturato un po' l'azienda, aperta, comprato 2 trattori e finito i soldi. Vabbè, certo. Dimmi Mustadina. Dai, adesso fare quest'altra bella donzella. Guarda, se vuoi fare la segretaria qua, ok, se vuoi andare in un'altra parte a lavorare, vai pure. No, sì, ma qua ovviamente buono. Ho avuto trovarmi il lavoro anche te. Ah no, io sono capo per il momento. Dimmi Mustri. E mi stavo andiamo a dormire. Ora andiamo a dormire, fa un riposino che dopo vediamo. E guardi qua che ti apro la porta di casa. Dai Mustrina, che è 7 giorni che non compiamo niente. Le foda sono nuove per piacere. Sì, sì, no, ma fermo sulla lavatrice, non ti preoccupare. Dai, va dentro Mustri, dai, va dentro casa. Oh, beh, 6 di mattina. Oh, guarda, Maria, che scuro cos'è qua, è 6 di mattina. Vabbè ragazzi, qua adesso è tempo di iniziare una nuova avventura, perciò tenetevi prontissimi per i prossimi video, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like e ci vediamo con le prossime puntate. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.